Buongiorno a tutti, eccoci. Si può dire che oggi parte ufficialmente la nuova stagione e come sempre ci sarà l'introduzione del presidente, dopodiché al termine potete fare le vostre domande e come sempre vi chiedo di mettere nome e cognome davanti alla testata. Per il resto, presidente. Buongiorno. Anche quest'anno, ed è il 20esimo, iniziamo questa stagione sportiva sempre con entusiasmo, ma lasciatemi dire anche con un pizzico di preoccupazione, perché indubbiamente quello che ci attende sarà un campionato più difficile, molto più difficile rispetto anche a quello dello scorso anno. Cioè, il grado, diciamo, di qualità dei contendenti secondo me è aumentato anche notevolmente, sia tra quelli che sono retrocessi sia per effetto di quelli che sono saliti. Ci sono città molto importanti, piazze che ambiscono da tanti anni a salire, per cui a mio avviso ci attende una stagione di grande sacrificio e più complessa rispetto a quella dello scorso anno, che pure non è stata semplice. Per cui, partendo dagli obiettivi, naturalmente il primo obiettivo era e rimane quello di fare una salvezza tranquilla, possibilmente provando a confermare il risultato di quest'anno, cioè stare nella parte sinistra della classifica. Sarà molto difficile, io ve lo dico, ci sono almeno 12 squadre molto attrezzate, di cui 7 o 8 secondo me sono già su un gradino superiore come organici di partenza, per cui ritengo, insomma, che bisognerà applicarsi. Sarà un campionato molto difficile, partendo dalla considerazione che naturalmente noi diciamo abbiamo lasciato per strada dei calciatori importanti e bisognerà essere bravi a saperli sostituire, diciamo, in questa stagione sportiva. Le idee ci sono, ce ne sono tante, non è che ci fa paura niente, però naturalmente un pizzico di preoccupazione c'è ed è giusto che ci sia, perché diciamo il lotto dei contendenti secondo me è migliorato, quindi è migliorato notevolmente, le ambizioni sono salite per tanti e inoltre, diciamo, c'è quella diciamo mancanza di pazienza da parte di società blasonate a non rimanere in Serie B e quindi a provare a migliorare la propria rosa per tentare sempre l'attacco. Quindi questo è un obiettivo legittimo e ambizioso da parte di tanti, non è certamente l'obiettivo del Frosinone. Frosinone deve continuare a fare il lavoro che ha fatto nell'ultimo anno, che è un lavoro di grande pazienza e di grande responsabilità allo stesso tempo. Cioè, pazienza perché certi obiettivi e certi risultati non si ottengono attraverso l'improvvisazione, ma si possono ottenere attraverso una programmazione importante ed intensa, e di responsabilità, perché ricordatevi, cioè noi in questo momento l'obiettivo più importante è quello di far conservare alla società la categoria che ha. Cioè, di pochi giorni fa, non so per chi l'ha letto o per chi ha avuto la possibilità di leggerlo, cioè negli ultimi 3 anni il calcio italiano ha bruciato più di 3 miliardi di euro. 3 miliardi di euro che sono l'effetto dei mancati incassi di tutti i generi, partendo dalle attività di trading delle società, alle attività di marketing delle società, alle attività relative alla biglietteria. Cioè, secondo me è un sistema che non può durare per tanto in questo modo, quindi diventerà sempre più selettivo, dove in pratica la differenza la faranno gli investitori finanziari
E il calcio, diciamo, come abbiamo imparato a conoscerlo noi da bambini, penso che sia una cosa che più passano gli anni e più tende, diciamo, ad essere diciamo, una mosca bianca in questo scenario, in questo panorama. Lo vedete già quello che succede in Serie A, piano piano la stessa cosa sta avvenendo anche da noi, capito? Attraverso un movimento magari un po' più lento, ma a un certo momento vedete come i fondi e come organizzazioni più complesse si stiano avvicinando anche al mondo della Serie B, per cui necessariamente ci sarà bisogno di queste risorse per andare a competere per obiettivi, diciamo, che siano quelli della promozione. Detto questo, non è che il Frosinone si deve schermire o diminuire come ambizioni o come possibilità. Cioè, ho detto già tante volte che è importante il risultato, ma secondo me è ancora più importante il modo di come si raggiunge il risultato, soprattutto per una realtà di provincia come la nostra. Se noi per anni abbiamo pensato e abbiamo, diciamo, elogiato il modello del Cittadella o il modello dell'Empoli o il modello del Chievo, c'era una ragione ben precisa, cioè lì si fa un certo tipo di pianificazione, non si cede alla debolezza di avere i grandi nomi per fare contenti chissà chi, e alla fine, cioè, si investe molto sulla competenza organizzativa, si investe, come ha fatto il Frosinone, molto sulle infrastrutture e si investe molto sui settori giovanili. A questo proposito io voglio ringraziare Frare e Gorgone innanzitutto per il bel successo che abbiamo raggiunto quest'anno, che non era affatto scontato salire dalla Serie B alla Serie A della primavera, e Frosinone ci è riuscito attraverso un processo di pianificazione che era partito anche da qualche anno prima e che ha, diciamo, ci ha consentito di raggiungere un risultato importante. Ecco, vedete, quello è un risultato che è stato raggiunto con il modo giusto, con il modo che in pratica non va a depauperare quello che è il patrimonio economico finanziario della società, perché questo deve essere la nostra ossessione, deve essere questa, cioè provare a raggiungere i risultati senza depauperare il patrimonio economico finanziario della società. Cioè, noi non è che ci dobbiamo sminuire, noi non dobbiamo fare i passi più lunghi delle gambe che abbiamo. Abbiamo il nostro bacino d'utenza, abbiamo i nostri sponsor, abbiamo le nostre infrastrutture, abbiamo i nostri punti di riferimento. Questa realtà del calcio va calata in quello che siamo, non in una cosa che non siamo. E non possiamo metterci a scimmiottare o a imitare le cose degli altri, perché non è possibile. Cioè, nel campionato di Serie B la città di Frosinone ha 44.000 abitanti, se non sbaglio dovrebbe essere la penultima, se non sbaglio. Cioè, ci andiamo a confrontare con città che hanno 800.000 abitanti, 500.000 abitanti, cioè con realtà che possono, diciamo, mettere sul campo risorse ben diverse da quelle che possiamo mettere noi. Ma non ci dobbiamo neppure fare una colpa di questo fatto, dobbiamo solamente in pratica calibrare bene gli obiettivi in funzione degli strumenti che noi abbiamo a disposizione. Quindi questo continueremo a fare quest'anno, per cui qualcuno potrà storcere il naso, non lo so chi lo farà, però è un problema suo, perché il nostro obiettivo rimane quello. Il nostro obiettivo rimane quello di stare in modo saldo in questa categoria, e se poi riusciamo a fare qualche cosa bene, toglierci anche qualche soddisfazione, come è stato lo scorso anno. Non sarà arrivato, diciamo, il risultato dei play-off, però ci siamo tolte tante belle soddisfazioni. Abbiamo sempre giocato alla pari con le squadre che ci sono state davanti, tranne qualche eccezione,
E devo dire, abbiamo valorizzato, abbiamo portato due giocatori in nazionale del Frosinone, non era mai successo. Siamo stati capaci in pratica di valorizzare un ragazzo prendendolo, diciamo, dalla Serie C e portandolo addirittura alla Juventus. Cioè, sono cose che magari qualcuno le può considerare scontate, ma questi sono obiettivi e risultati importanti. Per cui, assieme al, diciamo, al ringraziamento che faccio a Frare e Gorgone per quanto riguarda la primavera, lo stesso ringraziamento lo faccio a tutti i componenti dell'area tecnica, a partire da Guido Angelozzi, perché secondo me sono cose che magari noi tendiamo a banalizzare, ma sono obiettivi e risultati importanti. Parallelamente, cioè, è proseguito tutto il nostro processo di crescita, perché naturalmente per avere la sostenibilità economico-finanziaria adeguata a quelli che sono diciamo gli standard che sono richiesti per disputare un campionato di Serie B, bisogna anche avere il resto della società che è a posto. Quindi l'area del marketing, l'area della comunicazione, l'area istituzionale, cioè debbono essere, diciamo, tutte pezzi della società che debbono funzionare bene, se no non lo ottieni il risultato. Capito? Quindi da questo punto di vista abbiamo continuato a lavorare anche diciamo irrobustendo quello che c'era e provando a mettere anche qualche competenza professionale, come quando vedremo, ne parleremo quando ne vedremo l'organigramma in pratica. Quindi tutto sommato ci accingiamo ad iniziare questa stagione con lo stesso entusiasmo, come ho detto prima, con qualche preoccupazione in più, perché sarà un campionato più difficile di quello dello scorso anno e dove è tutto da dimostrare che noi abbiamo la possibilità di poterci ripetere a quei livelli. Naturalmente speriamo di fare le scelte giuste, ma indubbiamente le idee ci stanno e quindi il percorso sarà sempre quello che noi abbiamo intrapreso lo scorso anno, senza se e senza ma, e senza incertezza, insomma, da questo punto di vista. Naturalmente per quanto riguarda, diciamo, la campagna di rafforzamento, noi stiamo andando secondo le cose che avevamo pianificato, cioè noi stiamo sistemando quei tasselli che naturalmente ci sono venuti meno, o per giocatori che non stanno più qui per scadenza di contratto, che sono stati ceduti o che sono rientrati dai prestiti, per cui le priorità sono state naturalmente i due difensori centrali che noi abbiamo acquisito. Vi posso anche dire, anche se non c'è l'ufficialità, che i tre calciatori che noi abbiamo lungamente trattato con il Sassuolo verranno tutti e tre, insomma è un problema di dettagli, ma che riguarda soprattutto diciamo degli aspetti secondari di questi contratti. Per cui già da questo punto di vista noi partiamo avendo messo i tasselli che volevamo mettere e che ci mancavano e che vanno a rimpiazzare un po' chi è andato via. Naturalmente il mercato dura due mesi, cioè anche vedendo le operazioni che fanno gli altri, cioè al di là delle chiacchiere che si scrivono, non mi sembra che ci sia tutta questa effervescenza in questo momento, ma questo è anche l'effetto della cosa che dicevo prima, cioè se un mercato ha 3 miliardi di debiti, cioè io penso che è difficile che ci siano le risorse per andare a fare certi tipi di operazione, tranne i soliti noti che si possono permettere di essere un game changer e quindi di cambiare le regole del gioco improvvisamente e fare delle operazioni che altri non possono permettersi di fare, capito? Quindi diciamo che la nostra ambizione è quella di dare in pratica una rosa completa all'80-90% nel momento in cui partiremo per fare la prima partita di Coppa Italia. Quindi Guido Angelozzi fra un mese farà diciamo una conferenza stampa per fare il punto su tutta la situazione del mercato e noi ci auguriamo che per quella data tutte le posizioni chiave della squadra siano state in pratica rimpiazzate. Quindi questo è il nostro obiettivo.
però non partiamo male per il ritiro. Naturalmente dobbiamo dare la possibilità anche ai giovani di mettersi in evidenza, perché sennò poi si diventa ipocriti, perché da una parte si dice che bisogna dare lo spazio ai giovani, poi però ognuno vuole dare lo spazio a modo suo, cioè dice ok, i giovani sì, però vengono dietro a quelli che debbono assicurare le certezze alla società. Questo, diciamo, è il ragionamento che ha portato la nostra nazionale a fare le figuracce che ha fatto ultimamente, perché si parte sempre da, cioè ci vuole il coraggio e bisogna assumersi le responsabilità, come dicevo prima, naturalmente, ma non fondando, diciamo, queste assunzioni di responsabilità su gesti, lasciamo, potremmo dire, usando un ossimoro, irresponsabili in definitiva. Cioè bisogna puntare sulla competenza organizzativa, mettere i giovani in campo e assumersi la responsabilità, consapevoli che, e convinti che il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro buono e positivo. Quindi da questo punto di vista, diciamo, siamo contenti di partire, diciamo, così come stiamo. Naturalmente abbiamo ancora un problema di smaltimento di esuberi, per cui ho pregato il direttore soprattutto di concentrarsi su questo aspetto, perché secondo me è un aspetto importante che dovremo ancora subire quest'ultimo anno. Poi grazie a Dio avremo le mani libere e non dovremo andare a concentrarci una volta tanto in primo luogo sulla sistemazione di queste situazioni. Quindi da questo punto di vista penso che anche qui bisognerà lavorare molto, ma come dicevo prima, il mercato dura 2 mesi e diciamo il tempo sembra tanto, secondo me vola, e poi bisogna che avere anche la possibilità e un pizzico di fortuna per far incastrare tutte le cose nel modo giusto. Vedremo quello che riusciremo a fare. Quindi questo è un po' l'obiettivo sportivo, questo è un po' lo stato dell'arte su cui siamo in questo momento sul mercato. Oserei dire che per quanto riguarda, diciamo, i processi relativi alle infrastrutture non ci sono delle novità, stiamo andando avanti sul progetto di Ferentino, aspettiamo che ci sia l'autorizzazione a poter partire, così come attendiamo la stessa autorizzazione per quanto riguarda Fiuggi, quindi i progetti non cambiano. Naturalmente saremmo contenti di iniziare il prima possibile, ma ci sono delle situazioni che purtroppo non dipendono da noi, dipendono da valutazioni che fanno soggetti terzi e alla quale noi dobbiamo sottostare. Quindi la cosa che possiamo dire è reiterare o rinnovare l'invito a fare il più in fretta possibile per consentirci di mantenere gli obiettivi che avevamo fissato, cioè mi piacerebbe andare a Ferentino al termine di questa stagione sportiva e mi piacerebbe che Fiuggi potesse partire dal gennaio del 2024, quindi spostare un po' tutta la nostra organizzazione e la base operativa lì. Per quanto riguarda invece, diciamo, le novità a cui facevo riferimento sull'organigramma, ne abbiamo essenzialmente due. In pratica abbiamo la dottoressa Federica Verrelli, che non so se avete qualche cosa da proiettare. La dottoressa Federica Verrelli, che sarà inquadrata, diciamo, nell'area del marketing e della comunicazione, è diciamo una figura professionale che viene dalla Juventus, ha lavorato 12 anni nella Juve, è una persona di questo territorio, quindi è un ritorno a casa. Quindi tante volte si parla dei giovani che vanno via dal nostro territorio e non ritornano più, qui invece possiamo avere, diciamo, una persona che ha fatto la sua esperienza professionale in una società di primo livello e viene qui in pratica a mettere a nostra disposizione la sua professionalità. La Verrelli avrà il marketing, la comunicazione, la parte naturalmente del commerciale, lavorerà alle dirette dipendenze di Salvatore Gualtieri,
perché abbiamo fatto anche questo cambiamento, diciamo questo irrobustimento della struttura, perché seguire i progetti relativi alle infrastrutture e la parte istituzionale non è una cosa semplice, quindi se la si vuole fare bene bisogna avere una struttura di supporto che lavora quotidianamente e che non dipende dagli impulsi del titolare, è chiaro? E avere poi in pratica la possibilità di dedicarsi al 100% su certi progetti che saranno molto impegnativi, insomma il progetto di Ferentino, il progetto di Fiuggi saranno due progetti importanti, senza nulla togliere poi agli incarichi che si hanno all'interno della Lega. Quindi è stato deciso di fare questa operazione di robustimento e abbiamo avuto la possibilità e anche la fortuna di trovare, diciamo, di far sposare le esigenze di questa persona con le nostre esigenze. Quindi questo è il primo cambiamento. Il secondo aspetto, c'è stato un profondo rinnovamento di tutta l'area medica. Cioè, probabilmente a pochi di voi sarà anche sfuggito che lo scorso anno noi nei momenti decisivi della stagione purtroppo abbiamo avuto degli infortuni importanti e ricorrenti anche su una pluralità di calciatori di un certo tipo. Allora, senza nulla togliere alla professionalità di chi ha dato il suo contributo, però abbiamo voluto anche qui provare con Guido a fare chiarezza un attimo e a non creare alibi per nessuno. Quindi abbiamo ingaggiato il dottor Andrea D'Alessandro, che era il medico sociale del Brescia, che è una figura che diciamo nel mondo del calcio è molto conosciuto, è stato medico sociale di tante società, fra cui il Brescia, fra cui il Parma, fra cui la Salernitana, cioè è una persona che viene a darci il suo contributo. Naturalmente abbiamo fatto chiarezza anche sulla parte di sotto, per cui diciamo anche qui riteniamo che questo cambiamento ci deve quantomeno non farci venire il dubbio se tutte le cose che facciamo su questo settore sono state fatte bene o sono state fatte male, insomma, ecco, in definitiva. Quindi, siccome avevamo dei giudizi contrastanti sull'operato diciamo di questo settore, abbiamo preferito fare chiarezza e fare un cambiamento che è importante, un cambiamento profondo, insomma, perché mettiamo una persona di una grande professionalità a capo, diciamo, di questo settore. Questi mi sembra che siano i cambiamenti più importanti, per il resto tutti sono stati confermati in blocco. Il direttore ha previsto anche un rafforzamento della struttura dello scouting, che però verrà diciamo, nei prossimi mesi. Detto questo, diciamo, parliamo adesso dell'aspetto della campagna abbonamenti. Allora, la campagna abbonamenti, voi sapete, la scorsa volta io vi ho detto che non ero particolarmente favorevole a fare gli abbonamenti, e i fatti mi stanno dando ragione, perché la recrudescenza e l'aumento dei contagi di questi giorni mal si concilia con la campagna abbonamenti. Ma tali e tante sono state le richieste, le sollecitazioni dei tifosi, per cui a un certo momento ho voluto rivedere quella che era la mia impostazione iniziale, cambiarla e dare, diciamo, la possibilità di fare una campagna abbonamenti. Naturalmente, come vedrete, i prezzi dei biglietti sono quelli che erano lo scorso anno ed erano già a prezzi scontati. Abbiamo provato, diciamo, a venire incontro ai tifosi, soprattutto a quelli appartenenti alle fasce basse, per cui abbiamo fatto un'ulteriore operazione importante di sconto, mentre abbiamo progressivamente riproporzionato gli importi delle tribune, provandoli a riportare quanto più vicini, diciamo, al momento della prepandemia. Naturalmente, questo lo voglio precisare, io l'ho fatto per i tifosi, ma allo stesso tempo però vi dico questo, che qualora ci fosse una sospensione determinata dalle autorità sanitarie, noi il Frosinone non provvederà a rimborsare
chi ha fatto gli abbonamenti. Questo voglio essere chiaro. Cioè è una facoltà in più che noi diamo ai nostri tifosi, però allo stesso tempo non possiamo permetterci di rifare quello che abbiamo fatto negli anni passati. Per cui i prezzi dei biglietti sono bassi, i prezzi degli abbonamenti sono bassi, penso che i tifosi possano essere solamente soddisfatti di questa impostazione, del modo di come abbiamo voluto impostare questo tema, però allo stesso tempo è evidente che chi si farà l'abbonamento potrà correre questo rischio, non c'è niente da fare, questo non dipende da nessuno, ma quantomeno non può ricadere sempre solo sulla società. Ecco. Quindi questi sono in pratica i prezzi. Come potrete vedere, io penso che a partire dalle curve, a partire dalla tribuna est, penso sia stato fatto un ottimo lavoro, ma anche sulle altre, partendo dal punto di riferimento del prezzo del biglietto, l'abbonamento è sempre, diciamo, a una scontistica simile a quella delle curve, simile a quella delle tribune, cioè, quindi intorno al 15%, 14-15%. Naturalmente è anche vero che sulla parte della tribuna delle autorità, la tribuna centrale, la tribuna laterale, ci avviciniamo sempre di più ai valori, diciamo, pre-pandemia in definitiva. E mi sembra anche giusto da un certo punto di vista. Quindi questo, diciamo, per quanto riguarda la campagna abbonamenti, io penso che abbiamo detto tutto. Logicamente poi vi daremo tutto quanto al termine. Se siamo pronti, andiamo con le domande. Iniziamo Franco, mi raccomando la testata. Presidente, buongiorno, sono Franco Turizziani di Ciociaria Oggi. Lei ha chiesto entusiasmo e molto sacrificio perché giustamente ritiene che il campionato che affronteremo è ben più difficile degli altri già disputati, ha parlato anche già di 8 squadre che sono meglio organizzate e sono le migliori, e quindi però ha anche detto che il Frosinone andrà avanti, insomma, andrà avanti secondo un percorso che ha iniziato l'anno scorso e con percorso di crescita sicuramente, e ci verrà ancora del tempo per arrivare poi all'obiettivo finale. Ecco, la domanda che le faccio è: a che punto del percorso siamo perché la squadra poi raggiunga tutte le capacità strutturali, tecniche ed diciamo anche economiche per raggiungere il massimo, insomma? Diciamo, in che senso? Per questa stagione sportiva, per la prossima stagione sportiva? Sì. Allora, per la prossima stagione sportiva io penso che noi siamo al 40-50% del nostro percorso in questo momento. Ci sono tante situazioni che potrebbero anche essere destinate a cambiare. Cioè, io vi voglio dire, per esempio, una delle filosofie che la società sta seguendo in questo momento è che se c'è un calciatore che chiede di andare, noi lo assecondiamo. Cioè, l'importante è che siano tutelati gli interessi della società, ma noi non fermiamo nessuno. Cioè a Frosinone non c'è nessun incedibile, a Frosinone deve rimanere solamente chi ha voglia di starci e non possiamo forzare la mano con nessuno. Per cui noi avevamo in mente di fare un certo tipo di lavoro, come vi dissi la scorsa volta, noi dovevamo prendere un portiere, 4 difensori, un esterno e una punta, probabilmente... Cioè, quello è uno schema che va bene se nessuno va via, ma se c'è qualcuno che vuole andare via o qualcun altro che ha la possibilità o qualcun altro che ce lo viene a chiedere o qualcun altro che è funzionale magari a fare qualche scambio, qualche ragionamento, noi lo facciamo. È chiaro, quindi oggi ai blocchi di partenza voi trovate una squadra che secondo me è al 40-50% di quelle che sono le sue potenzialità. E non è detto che non sia destinata a cambiare anche profondamente. Mi permette, se allarghiamo un po' il discorso, per esempio, sempre parlando di programmazione che continua a crescere,
La domanda che le rivolgo è ancora su per giù la stessa, insomma, quando pensa che proprio il Frosinone possa raggiungere quella capacità, quelle capacità che ho detto, per parlare, insomma, per puntare a obiettivi un po' più ambiziosi? Per il momento è giusto che ognuno che faccia i passi che la gamba permette, ovviamente, pur restando su una base, penso, molto solida. Il Frosinone, come vi ho detto tante volte, è evidente che deve muoversi su tante direttrici, deve migliorare sul marketing, deve migliorare sulla biglietteria, cioè anche da questo punto di vista, cioè un campionato come questo, dove secondo me noi dovremmo usare il fattore campo, tra virgolette, nel modo positivo, ha bisogno di tanti tifosi. Cioè, quindi ha bisogno di tanti sponsor, ha bisogno di tanti tifosi, ha bisogno di tanta competenza organizzativa per fare le operazioni di trading sui calciatori che ti assicurano le risorse occorrenti, deve investire molto sui giovani perché da lì si traggono le risorse del minutaggio. Quando tu metti tutte queste cose assieme, ok? Allora devi capire fino a che punto riesci ad accrescere le tue risorse per poter puntare poi a certi risultati. Però certamente noi, ammesso e non concesso che possiamo tornare a pensare ad obiettivi, diciamo, di prima fascia, non sarà importante l'obiettivo, è il modo di come lo proveremo a raggiungerlo. Noi la nostra filosofia non la cambiamo. Poi se facciamo bene possiamo puntare a fare qualcosa di buono, e se non facciamo bene dobbiamo fare attenzione. Noi, cioè, vi ho sempre detto, il modo è importantissimo. Cioè, d'altronde, guardate che questo non è un problema del Frosinone, è un problema di tutti. È perché forse la gente pensa che sia sempre una cosa che riguarda gli altri. Cioè, se il calcio rimette 3 milioni di euro e un miliardo, scusatemi, 3 miliardi di euro e un miliardo solamente nella stagione 2021-2022, significa che ci sono dei problemi strutturali gravissimi. Cioè, sono società che non valgono niente. Capito? Valgono nell'immaginario dei tifosi, delle cose, ma dal punto di vista commerciale non valgono niente. Ecco, la mia ambizione è quella di ridare al Frosinone un valore commerciale adeguato. Perché solamente se avrà quella possibilità, secondo me, potrà pensare di avere le ambizioni per diciamo, puntare a qualcosa di importante dal punto di vista degli obiettivi. Ma poi ricordatevi una cosa, quest'anno, cioè in questi anni, il Cittadella ha dimostrato che facendo un certo tipo di percorso, sia pure su campionati che non avevano questo livello di competitività degli ultimi 2 anni, ok? Però ha centrato i playoff, mi sembra, cioè 5 o 6 volte, mi sembra, esattamente. Quindi è importante il modo. Cioè, è chiaro che se qualcuno pensa che a Frosinone noi possiamo, che ne so, pensare di ragionare come ragiona la Juventus o il Milan o l'Inter o la Roma o la Lazio, io penso che è fuori dalla realtà. Cioè, è un suo problema, non è un mio problema. Cioè, noi dobbiamo alimentare le nostre ambizioni, ma è importantissimo il modo di come alimentiamo queste ambizioni. Cioè, deve essere un modo razionale, fondato sulla competenza e sulla capacità di tutti quelli che ruotano intorno alla nostra famiglia. Presidente, buongiorno, Alessandro Andrelli di G24. Proprio perché sposo la sua causa della concretezza, anche della sincerità a livello chiaramente manageriale e sportivo, di questa mattina le chiedo, e sarò brevissimo, innanzitutto, visto il nostro ruolo, se ci chiarisce se il ruolo della Verrelli sarà più operativo nei nostri confronti o, nell'ottica appunto di un rafforzamento che lei prima diceva, sarà una figura di riferimento per le altre persone dell'area comunicazione. Poi, se posso, ne aggiungo un'altra. Io penso una cosa, voi avrete i vostri punti di riferimento che rimangono inalterati, la Verrelli sarà una persona complementare che si aggiunge, diciamo, che va a supporto
delle nostre aree di riferimento, quindi indirettamente viene anche a supporto vostro. Poi, se posso velocemente, visto anche il percorso di quest'anno con, come diceva lei, i due calciatori che sono entrati nell'ottica della nazionale, visto e considerato che parliamo di un giocatore che è stato poi venduto alla Juventus e dell'altro che era in prestito, questa formula, cioè avere il giusto mix tra giocatori che vengono a crescere a Frosinone, giocatori che vengono qui per una sorta di scommessa della società e che hanno un grosso potenziale, è quello che lei ha dato come mandato per il prossimo anno ad Angelozzi, cioè il giusto mix anche tra giovani e giocatori esperti? Io ho detto di intensificare la parte relativa ai giovani. Io non voglio, io i giocatori esperti è una mentalità che non voglio più seguire. Cioè a Frosinone, cioè, ci devono essere giocatori validi, poi che siano esperti o che siano giovani è un altro paio di mani. Però noi proseguiremo su questa strada, per cui andremo a fare gli investimenti se troviamo dei giovani che possono essere accessibili per il Frosinone. È chiaro? Cioè, bisogna andare attraverso la competenza organizzativa a stanare quelle situazioni e portarle dalla tua parte perché sono compatibili con le risorse che hai, come lo è stato con Gatti, come lo è stato recentemente anche con questa scommessa che abbiamo fatto con questo calciatore della Torres che abbiamo tesserato recentemente. Poi con le squadre di Serie A deve proseguire il percorso di valorizzazione, perché il percorso di valorizzazione ha due vantaggi. Cioè, innanzitutto le risorse che la Lega ti dà in più perché tu fai giocare i giovani, e poi c'è i premi di valorizzazione che ti danno le società di là. Quindi in pratica questi giocatori, è vero che tu fai l'operazione di valorizzazione, ma in pratica non costano niente se l'operazione riesce bene, eh? E voi dovete pensare che più è alta la percentuale delle operazioni che riescono bene, più risorse entrano all'interno della società. Per cui noi non solo non cambieremo, diciamo, la nostra visione, ma proveremo addirittura a spostare sempre di più l'asticella verso i giovani rispetto ai giocatori esperti. Cioè, dei giocatori esperti, lasciatemi dire, ci deve rimanere qui solamente chi ha qualcosa da dare, cioè se diventano complementari al progetto della società, ma non debbono rimanere qui solamente perché debbono prendere degli stipendi elevati. Ah, io non sono interessato a sta roba, l'abbiamo fatta per anni, è un modo di calcio che non esiste più, noi non lo faremo più, ok? Cioè, abbiamo finito, quindi gli esperti sono quelli che sono funzionali a far crescere i giovani, se no è meglio che se ne vanno via il prima possibile. Presidente, buongiorno. Andrea Campione del Frosinone Hit FM. Prima ha fatto riferimento a due difensori, uno è Lucioni, già stato ufficializzato, il secondo può essere Vignali? No, l'altro è l'altro centrale che abbiamo preso sempre. Ah, okay. Da Lecce. L'altro Vignali è uno dei nomi di cui si parla, ma non è detto che sia Vignali. Certamente è un giocatore interessante, l'abbiamo seguito anche lo scorso anno. Un'altra rapida, ha detto che non tratterrà nessuno controvoglia, c'è già qualche richiesta per qualche giocatore, si parlava del Bari su Ciano. Ma guardi, io penso che il Bari non ci ha richiesto Ciano a noi, quindi, cioè, voi parlate che il Bari vuole Ciano, capito? Però a noi nessuno ci ha chiamato per chiederci il giocatore. Noi, ti ripeto, non tratteniamo nessuno. Quando riceviamo una richiesta o quando riceveremo una richiesta informeremo i diretti interessati, la scelta sarà la loro. Se vanno via da Frosinone è perché decidono loro di andare via da Frosinone. Se decidono di rimanere a Frosinone, naturalmente noi vi daremo contezza anche di questo, di chi è voluto rimanere a Frosinone, che è importante. Presidente, Rolando Minini, Extra TV. Io tocco l'argomento primavera. Sì. Dove tu hai giustamente evidenziato lo strabiliante risultato. Sì. La domanda è duplice, una è una mia cosa che mi piace e una è più generale. Allora, è chiaro che andiamo in una categoria dove trovi la crema del calcio giovanile italiano. Certo. Allora, quanto pensi che costi al Frosinone, quanto pensi che serve per... E poi l'altra, te la faccio subito, a me piace tanto il torneo di Viareggio,
al Frosinone un po' meno, perché in tutti questi anni non l'ha mai fatto. No, andando, ha fatto una volta. Sì, lo so, io ho anche i video originali di quelle tre partite. La cosa che ti chiedo, ecco, hai intenzione di tornare a Viareggio, visto che facciamo la Primavera 1? Non abbiamo, guarda, del torneo di Viareggio non ne abbiamo mai parlato con i miei collaboratori. Per quanto riguarda invece la domanda che mi hai fatto sulla Primavera, è chiaro che dovremmo migliorare l'adeguatezza, perché un conto è il torneo Primavera che abbiamo fatto noi e un conto è il torneo Primavera, chiamiamolo, di Serie A. Quindi, indubbiamente, dovremo farci trovare pronti. Speriamo di essere capaci di saperlo fare. Se capita la Primavera per il Viareggio, lo facciamo? Non lo so, falla Guido Angelozzi fra un mese, quando vi fa la conferenza stampa, chiedetelo a lui. Presidente, buongiorno, Giovanni Giuliani dell'Universo. Due domande velocissime, ancora per il mercato. Per quanto riguarda Mirko Gori, rientra e riparte verso altra destinazione, e su un nome che è stato fatto in questi giorni, quello di Mancini, è un obiettivo reale o è solo fantamercato? E poi un'altra domanda velocissima, chiedo scusa ai colleghi, per quanto riguarda il ritiro a Fiuggi, c'è in programma come l'anno scorso qualche iniziativa per i tifosi che verranno nella città termale? La ringrazio. Allora, partiamo, scusami, la prima domanda qual era? Su Gori, beh, voi sapete che lo scorso anno Gori è stato 6 mesi con noi, ha giocato dei spezzoni di partita, quindi certamente forse non era funzionale o non è stato ritenuto funzionale dal reparto tecnico per quello che doveva diciamo dare dal punto di vista del suo contributo alla società, per cui è partito e penso che partirà ancora, però naturalmente anche qui bisogna che il giocatore sia d'accordo, che ci sia qualcuno che lo vuole ingaggiare, e noi sicuramente non ci metteremo contro. Ecco, insomma, Mirko fa parte della storia di questa società, quindi sono persone che, al di là di quello che può essere, diciamo, l'utilizzo tecnico, uno può pensare una cosa o può pensare un'altra cosa, sono innanzitutto persone che meritano un grande rispetto, una grande considerazione per il contributo che hanno dato, per cui la società è sempre dalla parte loro, non è un problema, quindi rispetta i contratti e li mette sempre nella condizione di poter stare il meglio possibile, insomma, in definitiva. Mancini è un giocatore importante, è sicuramente un giocatore che tanti stanno cercando, sarebbe diciamo una bella operazione da fare, però noi abbiamo tanti problemi da sistemare prima di Mancini. Anzi, noi abbiamo innanzitutto Moro, abbiamo Novakovic, poi abbiamo Sciano, poi abbiamo Partyshek, poi abbiamo Iemmello, cioè ce ne abbiamo tanti dei giocatori. Allora, io penso che prima di cullare certi tipi di ambizione bisogna fare chiarezza e poi vedere. Certamente è un giocatore importante, giocatore che sarebbe anche bene a Frosinone, ma bisogna vedere se sarà possibile, insomma. L'altra cosa dei tifosi su Fiuggi, penso che Gualtieri sta con i suoi, stanno guardando in pratica, e quindi a breve li faremo sapere. Sicuramente rimarremo un mese a Fiuggi, quindi viste le temperature penso che è stata la scelta giusta, ma anche per i collaboratori, per tutti quanti, per quelli che avranno la possibilità di starci. Buongiorno Presidente, Stefano Martini di tuttofrosinone.com. Le volevo chiedere se ci poteva fare il punto riguardo le amichevoli, insomma, che si terranno. Non te lo so dire, non so se hanno già provveduto a organizzare qualcosa, però se c'è qualcuno di voi che... Manuel, se l'avete organizzato o le state organizzando? Va bene, quanto prima insomma ve lo comunicheremo, dai, nel giro di una settimana. A posto? Non sono altre domande, Presidente, vuoi salutare? Sì, grazie a voi e naturalmente in bocca al lupo a tutti quanti per questo campionato, che sarà, vi ripeto, difficile,
ci vorrà tanta pazienza e tanta responsabilità. Grazie.